Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Salutato Gesù Cristo, sempre se lo dato, eccoci giunti a sabato 21 gennaio 2023. Ricordiamo quest'oggi Sant'Agnese, Vergine e Martire. Ecco, io mi permetto subito di chiedervi una preghiera per me, perché oggi ricorre la festa del mio battesimo. Fui battezzato il 21 gennaio 1973. E non, per me quello che conta è semplicemente una preghiera. Gli auguri so già che me li fate, che li avete tutti nel cuore, quindi vi ringrazio già fin d'ora. Non serve che mi mandiate tanti messaggi belli, graditi, ma la cosa importante è la preghiera. Ricordatemi nella preghiera, una bella preghiera finché io abbia a vivere santamente il mio battesimo, visto che oggi è sabato. Ecco, vi chiedo un ricordo particolare nella preghiera del Salterio. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 3 di San Marco, versetti 20-21. Proseguiamo la nostra lettura e meditazione del testo di Bonhoeffer, che stiamo leggendo, veramente molto bello, sulla comunità. Proseguiamo la nostra lettura. Dio odia l'abbandono alla fantasticheria, che rende orgogliosi e pretenziosi. Chi si costruisce un'immagine ideale di comunione pretende la realizzazione di questa da Dio, dagli altri e da se stesso. Quindi Bonhoeffer ci sta dicendo: abbandonate il fantasticare, no? Abbandonate questa sorta di sognare vano, di sognare centrato sui miei desideri, sulle mie voglie, su quello che mi piace, su quello che voglio, su quello che vorrei, perché questo modo di fare ci rende orgogliosi, ci rende pretenziosi. È come se noi avessimo in mano, ognuno di noi, il progetto della comunità perfetta ed ideale, cioè la nostra, quello che abbiamo in testa noi. È come se noi avessimo in mano il progetto della famiglia perfetta, quella che ho in testa io. Come se avessi in mano il progetto dell'amicizia perfetta, quella che ho in testa io. E allora, siccome mi costruisco questa immagine ideale, pretendo che questa immagine venga realizzata da tutti, a partire da Dio. Cioè, Dio deve realizzare, anzi non solo, io voglio dire a tutti che l'immagine che ho in testa io, la fantasia che ho in testa io della comunità, viene direttamente da Dio. Cioè non ce n'è un'altra. La mia e quella di Dio sono uguali. E quindi lo pretendo da tutti. Prosegue. Nella comunità cristiana avanza esigenze sue, istituisce una propria legge e giudica in base ad esse i fratelli e perfino Dio. Guardate, funziona così, eh? Purtroppo funziona proprio così. Cioè, le mie esigenze non sono le esigenze mie, ma diventano le esigenze della comunità. Cioè, tutta la comunità deve sentire le mie esigenze. Tutta. E le mie esigenze diventano quindi una legge.
La comunità che ho in testa io ha una legge per essere perfetta e questa legge sono le mie esigenze. Se tu soddisfi le mie esigenze, tu costruisci, collabori a costruire la comunità che ho in testa io e quindi verrà fuori una bella comunità. E siccome questa è una legge, le mie esigenze sono diventate una legge, è chiaro che io giudico tutti in base a questa legge. Chi non obbedisce a questa legge, chi non corrisponde alle mie fantasie, alle mie esigenze, al mio ideale, alla mia legge, va contro la comunità. Ma nessuno di noi è la comunità. Nessuno di noi è norma della comunità cristiana. Tutto questo non forma una comunità, ma forma una setta. Se viviamo così, noi viviamo in una setta, non viviamo in una comunità. Si impone con durezza, scrive, quasi un rimprovero vivente nel gruppo dei fratelli. Fa come se aspettasse lui solo creare la comunione cristiana, come se fosse il suo ideale legare insieme gli uomini. La durezza è tipica di chi vive così, che non è la severità, Non è la severità di Gesù, non è il rigore di Gesù. La durezza è proprio la durezza. È proprio il fatto che se tu non corrispondi a questa legge, la mia, le mie esigenze, tu diventi mio nemico e io divento il tuo nemico spietato, cioè senza pietà. E siccome io sono per te che non vuoi entrare in questa legge, io sono per te un rimprovero vivente. Non è un rimprovero che viene da Dio, è un rimprovero che viene da me, dalla mia ingiustizia. E lui, questo tizio, si sente investito di questa missione, di questo compito, di creare la comunione cristiana. Cioè spetta a lui. Cioè il suo compito è fare comunione, fare comunità, cioè non c'è nessuno più bravo di lui, meglio di lui, più adatto di lui. È certo perché le esigenze sono nella sua testa, la legge viene fuori dalla sua testa. Quindi in questo è logico. Io divento la norma non normata della comunità. Nessuno mi può normare perché io sono la norma. E solo se gli uomini, se gli altri accettano questa norma, questa legge, allora potranno essere fratelli. Ciò che non va secondo il suo volere è preso da lui come un fallimento. Quando il suo ideale fallisce, pensa che si tratti della rovina della comunità. Quindi, o si fa come voglio io, oppure tutto ciò che non è come voglio io è male, è fallimento. Se il mio ideale di comunità fallisce, basta, non c'è più speranza. Cioè, o io riesco a realizzare il mio ideale di comunità, oppure, ricordate, a morte Sansone con tutti i filistei. Oppure, muore il mio ideale, muoio io, ma dovete morire anche voi. Muore tutto. Cioè, il progetto di questa comunità può stare in piedi solo se si fa come voglio io, solo se si fa quello che voglio io, altrimenti periamo tutti. Siccome perisce il progetto, allora periamo tutti, dovete morire anche voi, tutta la comunità si deve disfare, appunto a morte Sansone e tutti i filistei. Ricordate quando lui era là cieco, che faceva il giullare di corte, che chiede a Dio ancora una volta di dargli la forza che ha sempre avuto, no? E Dio gliela dà. E quindi
Sansone fa crollare la casa nella quale c'è tutti i Filistei, no? La scrittura dice che ottenne di più con quella morte lì che non con tutto quello che fece in vita, no? Sì, però non va bene. Non va bene perché questo tizio non è sicuramente un Sansone. Assolutamente. Non è che se il mio ideale di comunità fallisce, allora devono morire tutti. È un po' come quella cosa, no, per cui uno dice, quella ragazza o è mia o non è di nessuno. Ma un momento, cioè voglio dire, tu non sei l'unicum e l'assoluto. E purtroppo poi succedono queste cose, eh? Purtroppo succedono. E così diventa, scrive, primo accusatore dei fratelli, poi accusatore di Dio, e infine si riduce a disperato accusatore di se stesso. È Dio ad aver già posto l'unico fondamento della nostra comunione. Sono andato troppo avanti. Quindi, a questo livello cosa diventa? Diventa, lui dice, un accusatore di tutto e di tutti. È insoddisfatto. Una persona che ha posto se stesso come legge, come norma della comunità, è destinato al fallimento. Vedrà solo fallimento, torna a sé e dentro di sé. Fallisce lui e fallisce il suo ideale, sicuro come l'oro. Perché nessuno di noi può essere il fondamento di una comunità cristiana, perché non l'abbiamo voluta noi, non l'abbiamo creata noi. La comunione non può fondarsi sulla nostra testa, sulle nostre idee, fossero anche le più belle del mondo. Invece, scrive, è Dio ad aver già posto l'unico fondamento della nostra comunione, è Dio ad averci unito con altri cristiani in un solo corpo in Gesù Cristo, ben prima che iniziassimo una vita comune con alcuni di loro. Per questo la nostra funzione nel vivere insieme ad altri cristiani non è quella di avanzare esigenze, ma di ringraziare e di ricevere. Chi non vive così, cioè mettendo Dio al centro e vedendo che Dio è l'unico fondamento della comunione, voi noterete che ha sempre critiche da fare. Non so, uno dice, fai una relazione sulla tua comunità, fai una relazione sulla tua famiglia, fai una relazione sulla tua amicizia, ha sempre critiche. Non riesce a dire cose belle. Non riesce a dire, adesso scrivo 13 pagine di ringraziamenti, no? No, adesso scrivo 13 pagine di accuse, di invettive, di rimprovero, di... Ma lui dice, il nostro vivere insieme, il nostro compito di vivere insieme è solo quello di ringraziare e di ricevere, perché non viene da noi. Quindi è proprio inutile, è tempo perso, è carta buttata, inchiostro disperso. È un insulto ecologico, capite? Fare diversamente. Perché nel momento in cui tu ti metti a fare tutta questa serie di critiche, nel momento in cui tu ti metti ad accusare, tu stai dicendo che il centro dell'essere comunità è l'idea che tu hai della comunità, che viene delusa. Ma il centro dell'essere comunione è Dio, non la tua idea di comunità. Se fosse così, allora non avresti altro da fare che dire grazie, sempre, perché abbiamo già visto veramente tutto ed uno. Adesso sentite cosa dice. Ringraziamo Dio per ciò che Egli ha operato in noi. Ringraziamo Dio perché ci dà dei fratelli che vivono della sua vocazione, della sua remissione, della sua promessa. Non reclamiamo per ciò che da Dio non ci viene dato, ma lo ringraziamo per ciò che ci dà quotidianamente. Cioè, è incredibile. Forse non è abbastanza quanto ci viene dato. Due punti.
quei fratelli che con noi vanno avanti e vivono nel peccato e nella miseria e ai quali date tuttavia la benedizione della grazia? Cioè, chi è che può dire che non è abbastanza? Cioè, noi ci concentriamo, appunto perché il centro non è Dio, no? Ma le nostre idee. Noi ci concentriamo non sul fatto che chi abbiamo attorno come fratelli e sorelle, pur dentro il loro peccato, pur dentro la loro miseria, pur dentro le loro cadute, ricadute, incoerenze, ipocrisie, falsità, tutto, metteteci tutto il male possibile, nonostante tutto questo, continuano ogni giorno a svegliarsi e a cercare di restare dove sono per amor di Dio. Cercano nel loro piccolo di fare quanto possono. Non ci riescono, ci riescono poco, ci riescono male, ma non tocca a noi giudicarli, perché infatti Bonhoeffer dice: vedi, nonostante tu veda che sono peccatori, che cadono, che sbagliano, che sono miserabili, che sono peccatori, nonostante questi, vedi che come te ricevono la benedizione della grazia di Dio, cioè sono in vita. Il Signore ogni giorno gli offre la speranza della conversione, gli offre la sua misericordia perché cambino. Non lo vedi? Esattamente come succede a te, uguale a quello che accade a te, che ogni volta sperimenti la tua miseria e ogni volta Gesù ti dice: forza, ricominciamo, ricostruisci, non è caduto tutto, su, avanti. Quindi noi dovremmo ringraziare Dio per ciò che sta operando in noi, attraverso noi, all'interno della nostra comunità. Noi dovremmo ringraziare Dio perché c'è dei fratelli che vivono della sua vocazione, della sua remissione, della sua promessa. Cioè, l'essere insieme per tutto questo, questa è una grazia immensa, che non è assolutamente scontata. Quindi smettiamola di attaccare Dio, attaccare il prossimo per quello che non abbiamo, per quello che non troviamo e che vorremmo trovare, ma ringraziamolo per ciò che ci dà e che vediamo che ogni giorno ci dà. Questo dovrebbe essere il nostro compito. Per il ringraziamento nella comunità cristiana valgono le stesse considerazioni che per altre situazioni di vita cristiana. Solo chi ringrazia per il poco, attenti, solo chi ringrazia per il poco riceve anche grandi doni. Ma noi ringraziamo ogni giorno per il poco. Dunque, innanzitutto, qui a Bonhoeffer noi potremmo dire: ma cos'è che c'è di poco che riceviamo da Dio? Ma ciò che riceviamo da Dio, ciò che ci viene donato, è poco. È poco forse in relazione a quello che io mi aspetto. Ma non è poco. Non c'è niente di poco. Il mandarino che io ricevo sulla mia tavola, l'olio, l'aceto, il sale, il pane, il frutto, il respiro, la possibilità di riposare, di dormire, l'avere una comunità, ma questo non è poco. Cioè, veramente non c'è niente che è poco.
non c'è nulla che sia poco. Veramente tutto è una grazia incredibile. Ma noi non abbiamo, guardate, questo senso della gratitudine interiore. Infatti, vediamo se lo trovo, non lo so. Eccolo qua. Credo di avervelo già detto. Quello che scrive Plauto nelle Bacchidi. A parer mio, non v'è nulla di peggio di un ingrato. Meglio lasciare impunito un malfattore che trascurare un benefattore. Pensate un po'. Meglio lasciare impunito un malfattore che trascurare un benefattore. Non v'è nulla di peggio di un ingrato, dice, scrive Plauto. Stiamo attenti che noi crediamo forse essere così con Dio, I lamentosi, i musoni, gli arcini, sta gente sempre che criticare gli altri, sempre a lamentarsi degli altri, e non ha fatto, e non ha detto, e qui, e questo non va bene, quell'altro è una tragedia, quell'altro non funziona, ma guarda quello che c'è di buono, ma smettila di continuare a sputare veleno ovunque, ma sei peggio di un rospo dalla lingua appiccicosa, schifosa proprio, tutto quello che tocchi appiccichi, ti ingoi tutto quello che, ma possibile, ma smettila di vivere una vita del genere. Ma impariamo a cantare con un usignolo le glorie di Dio, le grazie che riceviamo, il luogo nel quale viviamo. Ma cosa continuiamo a star lì a lamentarci e la gente non viene, i giovani non partecipano, la punta non risponde? Ma fatti un esame di coscienza invece di stare a attaccare gli altri. Comincia a guardarti tu piuttosto, primo, secondariamente, comincia a ringraziare di quello che c'è, comincia a ringraziare che c'è una chiesa. Comincia a ringraziare per il tuo sacerdozio, comincia a ringraziare per la presenza di Gesù Cristo in tabernacolo e via di seguito. Chi non ringrazia per il poco non riceve grandi doni, verissimo. Avanti, impediamo a Dio di farci grandi doni spirituali che ci ha preparato perché non siamo grati dei doni di ogni giorno. Capite? Ogni giorno, se mi avrebbe da dire ogni minuto. Pensiamo di non poterci contentare di quel po' di conoscenza, di esperienze, di amore in campo spirituale che ci è dato e di dover solo aspirare continuamente grandi doni. Sì, questa è un'altra cosa incredibile. Cioè, è come se io fossi sempre in attesa di una santità che non c'è. Ma come se io dicessi, sì signore, però io mi aspetto di, però io vorrei che, però tu fammi, dammi la litania della sanguisuga. Ma uno dice, ma scusami, ma non ti puoi accontentare di quello che hai, ma comincia da dove sei? Incominciamo dalla conoscenza che hai, dall'esperienza di amore che hai, e parti da lì. Lamentiamo la mancanza di certezza ferma, di fede forte, di ricca esperienza, presumendo che Dio ne abbia fatto dono ad altri cristiani, e pensiamo che queste lamentele siano un sintomo di devozione. Guardate, la lamentela non è mai un sintomo di devozione. Certezza ferma, fede forte, ricca esperienza. Ma il Signore mi ha dato quello che mi ha dato e sono quello che sono. Preghiamo per grandi cose, ci dimentichiamo di ringraziare per i piccoli doni quotidiani, ma in effetti non piccoli. Ecco, vedete, anche lui adesso lo dice, no?
No, invece noi dovremmo semplicemente dire: Signore, grazie. Signore, grazie per tutto quello che mi dai. Ma dirlo che cos'è questo tutto. Nominarlo. Nominarlo. Dargli un nome. Ma come può Dio fidarci cose grandi se non vogliamo prendere dalle sue mani poco con gratitudine? Se non ringraziamo quotidianamente per la comunione cristiana in cui ci troviamo, anche nel caso che non si tratti di una grande esperienza, di una ricchezza visibile, ma piuttosto di un aggregato di debolezza, di poca fede e di difficoltà, se anzi ci lamentiamo con Dio di tutta questa miseria e meschinità, niente affatto rispondente a quanto ci aspettavamo, impediamo a Dio di far crescere la nostra comunione fino a raggiungere quella misura e ricchezza già predisposta per noi tutti in Cristo Gesù. Forse vale la pena di darci, no, questa solenne conversione. La nostra comunione non migliora e non cresce proprio per questo, perché c'è questa lamentazione. Perché vediamo la meschinità? Perché vediamo l'ipocrisia? Ci sono persone che continuano a dire: ah, in quella chiesa sono tutti ipocriti. Quella comunità sono tutti ipocriti, ah lì sono tutti falsi, ah lì sono tutti Giuda, ah lì si comportano tutti male. Sì, ma non ti accorgi che passano i mesi e gli anni e non migliora niente? Che l'unico perfetto, perfetta sei tu? Sei strano, no? Uno dice: per fortuna che ci sia tutto questo mondo, che salvi il mondo e la chiesa, no? La comunità non cresce, Dio non fa la grazia. Perché tu continui a concentrarti su quel limite, che ci sarà sempre. E tu invece, che di fatto non è altro che non è altro che la delusione, la frustrazione continua dell'idea che tu hai di comunità, non della comunità di Gesù. Invece, se tu ringraziassi per quello che c'è, Dio farebbe crescere questa comunione, fino ad arrivare alla misura predisposta in Gesù. Va bene, domani andiamo avanti. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.